Bentornati, bentornati all'Abruzzo del Pallone. Si entra davvero nel vivo nei campionati di eccellenza e promozione. Mancano pochissime giornate e pian piano si iniziano a intravedere già, non dico i primi verdetti ufficiali, ma comunque si delineano sempre di più quelli che saranno i destini di tante squadre. Ne parleremo questa sera ricordandovi che TV6. Non dico sbarca ufficialmente su YouTube, ma è in diretta su YouTube e questa è la novità. Basta andare sul sito youtube.com/tv6 e potrete vederci in diretta da ogni parte del mondo. Questa è la novità della nostra emittente che vi proponiamo per questa sera. Non è una novità, ma ci fa piacere che sia con noi Ludovica Giamarino. Buonasera Ludovica. Buonasera Luigi, buonasera a tutti. Mi raccomando, scriveteci numerosi anche questa sera il numero per mandarci SMS è 392-623-7060. Benissimo, tra poco lo troverete in sovraimpressione. Eccolo qui, ringrazio Marco Pediconi in cabina di regia, Roberto Gallier alle telecamere, poi tutto lo staff giornalistico di TV6, Massimo Lupacchini, Jacopo Forcella e Andrea Costantini che stanno lavorando a questa trasmissione. Vado subito a presentare gli ospiti di questa serata. Parto dall'estrema sinistra. Oggi il Mosciano stava tentando l'impresa di riuscire a fermare la capolista Miternina, non ci è riuscita, ma ci sono state tante polemiche. Do il benvenuto a uno degli uomini più rappresentativi, Marco Villa. Buonasera Marco. Buonasera. E grazie ovviamente di essere venuto. Accanto a me, il mio compagno di viaggio in questo girone di ritorno, anche oggi su un campo dove insomma c'è da discutere, bisogna parlare di alcuni episodi. Andrea De Luiso, buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Accanto a me, invece, la parte destra, coloro che stanno per iniziare una nuova avventura. Lo ricordo, dal 30 marzo al 9 aprile ci sarà il 51esimo torneo delle regioni in Basilicata. L'Abruzzo cercherà ancora una volta di svolgere un ruolo da protagonista e do pertanto il benvenuto a colui che è l'allenatore della rappresentativa Juniores, Luigi Hervese. Benvenuto, mister. Buonasera. E benvenuto a un altro allenatore, poi ce lo spiegheranno meglio, sono diversi, ma c'è l'allenatore della categoria giovanissimi, naturalmente, Silvano Crisante. Buonasera, mister. Buonasera. Poi chiederemo anche a loro se hanno già definito le convocazioni e quant'altro. Prima però con Ludovica andiamo a vedere che cosa è successo in questa giornata che di emozioni ne ha riservate non poche. E già hai ragione Luigi, davvero tante emozioni, anche se poi alla fine non cambia la vetta della classifica, infatti vincono sia a Miternina e sia il Francavilla, mentre si blocca il Montorio clamorosamente battuto dal Castel di Sangro, ma c'è un'altra squadra delle zone basse della classifica che continua ad anellare risultati positivi e parliamo del Martinsicuro. Vediamo ora insieme tutti i risultati e le classifiche del campionato di eccellenza e promozione. Partiamo proprio dall'eccellenza: Albadriatica Pineto 1-2, Castel di Sangro Montorio 1-0, Colonia Paese Capistrello 1-1, Francavilla Rosetano 1-0, Mosciano Miternina 1-2 come San Salvo Masso Marina, Sporting Tollo Guardia Grele 2-2, Spallanciano Martinsicuro 0-2, Sulmona Casalin Contrada 1-0. La classifica vede in testa la Miternina a 70 punti, Francavilla 66, Montorio 60, Sulmona 54, Vassomarina 50, Pineto 48, Alba 46, Sporting Tollo 45, Capistrello 37, Colonia Paese e Casalin Contrada 34, 31 punti per Rosetano e Guardia Grele, San Salvo 30, Mosciano 27, Martinsicuro 26, Castel di Sangro 21, chiude la Spallanciano a 2 punti. E mancano 5 giornate alla fine della stagione. Passiamo al girone A del campionato di promozione: Angizia Luco Jaguar 2-2 come Avezzano Atria, Canzano Valle del Gran Sasso 0-0, Casoli di Atri Paterno 0-2, Civitella Roveto Castelnuovo 4-0, Mutignano Santomero 2-1, Real Carsoli Ortigia 1-0, Torrese Colagna Spiaggia 2-0, Tosticia Real Scerne 1-0. La classifica vede in testa la Civitella Roveto a 69 punti, Torrese 59, Avezzano 56, Real Cerne 53, 50 punti per Tosticia Real Carsoli, Paterno 44, Mutignano 43, Canzano 39, Atria 38, 37 per Angizia Luco e Jaguar, Santomero 34, Casoli di Atri 33, Ortigia 22, Colagna Spiaggia 20, chiudono Valle del Gran Sasso e Castelnuovo a 19 punti. Passiamo al girone B: Altirrocca-Virtus-Cupello 3-4, Amatori-Passocordone-Caldari 0-2, Castiglione-Pacentro 1-3, Folgore-San Buceto-Acquestapone 1-0 come Penne-Lauretum e Pratola-Torre-Alex, Treville-Moscufo 2-1, Vispianella-Flacco 2-3, Vis-Ripare-Al-San Salvo 2-0.
La classifica vede al comando l'Altir Rocca a 51 punti, Folgore San Buceto 50, 45 per Pacentro e Vis Ripa, 43 per Penne, Lauretum e Treville, 41 punti per Acque Sapone e Pratola, Moscufo 40, Flaccoporto 39, Amatori Passocordone 38, Castiglione 37, Virtus Cupello 33, Real San Salvo e Caldari 30, Vispianella 28, Torre Alex 25. Giusto ricordare, anche se insomma questa non è una novità vista quella che è stata l'annata, oggi ufficialmente è retrocessa matematicamente in promozione la Spallanciano. Vi anticipo che ci sono tantissimi episodi da Moviola, è stata una giornata molto molto intensa anche per i direttori di gara. Prima di andare a vedere i primi servizi, perché tra poco ascolterete un'intervista del presidente Gino Iachini davvero infuocata, quindi aspettate ancora qualche istante, la stiamo confezionando. Andrea De Luisio, sembrava la giornata nella quale poteva accadere di tutto, a un certo punto il Mociano stava regalando al Francavilla quasi un sogno. Poi è tornato tutto nella normalità. È la giornata che va a dire che in maniera definitiva il discorso per la prima piazza è tra due squadre, cioè la Miternina e il Francavilla, che sono divise soltanto da 4 punti. Diventa interessante invece il discorso playoff, perché a questo punto rientra prepotentemente il Sulmona in gara per poter giocare il playoff tra terza e quarta. Visto Andrea, che facciamo chiarezza, seconda quinta 6. Al momento non si disputerebbe seconda quinta, no, terza quarta sì, visto che ci sono soltanto 6 punti di differenza tra Montoro e Sulmona. Fino a 9 punti si giocherebbe questa sfida. Inoltre rientra in corsa anche il Vasto Marina, perché è vero che è quinta ed è vero che ci sono 16 punti di stacco con il Francavilla, ma il Vasto Marina ha 4 punti di stacco dal Sulmona e ha 10 punti dal Montorio, quindi dovrebbe recuperare 4 punti dal Sulmona e uno solo dal Montorio per rientrare entro i 9 punti da quarta e quindi giocare l'eventuale playoff con il Montorio al posto del Sulmona. Quindi rientra in corsa anche il Vasto Marina, quindi diventa interessante questo rush finale proprio per la semifinale playoff che si andrebbe a disputare tra terza e quarta. Ancora più interessante il discorso in coda, perché ora Rosetana e Guardia Grele sono soltanto a 3 punti da Colonia Paese e Casalincontrada, ricordando che la linea proprio di divisione dalla zona playout è proprio quella tra i 31 e i 34 punti. Rosetana è dentro, Casalincontrada è fuori, tanto per intenderci visivamente vedendo questa classifica, ricordando che sia Colonia Paese che Rosetana devono ancora giocare con la Spallanciano, quindi la Rosetana potrebbe recuperare eventuali punti proprio in questa linea di demarcazione tra i playout e salvezza. Tu stai dando quindi però per scontati i playout allargati. Sì, andiamo a vedere la classifica di Serie D. Allora, magari così possiamo dare. Se il nostro Marco più Pediconi ci fa vedere la classifica di Serie D, qual è il discorso? In Serie D retrocedono le ultime due. Ipotizziamo che in questo momento inizia il campionato. Canisso e Real Rimini sarebbero retrocessi. Tanto diciamo che un abruzzese retrocederebbe sicuramente, diciamo da subito tra le due. Perfetto. Automatiche. Poi ci sarebbero dei playout dalla terz'ultima alla sest'ultima e quart'ultima quint'ultima. Vi spesero Angolana, Sant'Egidiese e Miglianico. Qui ci dovrebbe c'è il regolamento che prevede gli 8 punti di distacco tra la in questo caso Vispesaro ed il Miglianico, quindi questo playout non si giocherebbe. E scenderebbe un'altra abruzzese. E scenderebbe caso. In questo caso il Miglianico, mentre si giocherebbe regolarmente l'altro playout tra Angolana e Sant'Egidiese, un playout tutta abruzzese, perché in questo caso non ci sono più di 8 punti di distacco proprio quindi tra Angolana e Sant'Egidiese. Al momento sarebbero 3 abruzzesi direttamente in eccellenza. La speranza per evitare 3 retrocessioni secche da subito nel campionato di serie di eccellenza è quella di una Vispesaro risucchiata al posto di Angolano e di Sant'Egidiese. Sì. Luigi Iervesi. Anche se andrebbe a complicare la situazione dei playout in eccellenza, perché slitterebbero. Mettiamo troppa carne al fuoco. Luigi Iervesi è lotta davvero a due a Miternina Francavilla. Si possono recuperare 4 punti in 5 giornate senza scontro diretto? Ma è difficile, però io penso che siano le due squadre migliori del campionato e sono convinto che fino alla fine se la giocheranno fino all'ultima giornata, perché ripeto, la Miternina è una grossa squadra, ma anche il Francavilla sta facendo veramente molto bene e sono convinto che fino all'ultima giornata ci sarà battaglia. Crisante, Montorio, Sulmona, Vasto Marina, qualora ci dovesse essere questo semifinale, qual è la più accreditata tra le tre? Beh, se guardiamo l'organico sicuramente il Sulmona ha qualcosina in più rispetto alle altre, però è chiaro, bisogna vedere anche come si arriva nelle ultime partite di campionato, i primi caldi. Qualcuno ha lasciato il Sulmona, poi lo ascolteremo. Qualcuno, Balint ad esempio, ha abbandonato la squadra, ecco, e anche qualcun altro. Quindi Crisante ha anticipato. Ci sono componenti esterne che vanno a influenzare, perché ci sono situazioni societarie anche un po' precarie, quindi francamente bisogna vedere in quel momento come arriva la squadra, in particolare come ci arriva la società.
Sono d'accordissimo. Per chiudere questo giro, Villa, oggi avete affrontato la Minternina, stavate vincendo. Il Mociano è una squadra solitamente molto tranquilla, anche il presidente Marcellini non l'ho sentito mai, perlomeno sia qui ai nostri microfoni, sia in altre occasioni, alzare un po' la voce contro il direttore di gara. Oggi qualcosa è successo, c'è stato l'allontanamento di Carlo Infante, poi l'allontanamento dello stesso Marcellini, insomma è stata una giornata abbastanza accesa. Sì, assolutamente, penso che ci siamo resi avanti soprattutto del comportamento dell'arbitro, non per errori fatti o non fatti. Questo, ricordiamo, era Costantino di Ascoli Piceno. Sì, sì, ma questo non ha messo nessuno in dubbio. L'unica cosa che penso che ci ha dato a noi giocatori fastidio e anche alla società è il comportamento o la mancanza di rispetto, la mancanza di comunicazione tra il direttore di gara e noi. E questo devo dire un aspetto che ha rilevato anche il nostro Matteo Falzon, giornalista. Si ripete anche in altri campi, perché poi Costantino, vedremo. Lo stesso direttore di gara che chiese i documenti al nostro Andrea De Luigi, oggi si è ripetuto con Matteo Falzon. E non lo può fare, lo abbiamo detto e lo ridiciamo. Non due può. Pericolosi teppisti, Andrea De Luigi e Matteo Falzon. Tutte le persone presenti sul rettangolo di gioco, dentro il recinto proprio del rettangolo di gioco, ma non può trattenere i documenti delle persone. Stiamo questo massacrando, non lo può fare. Va bene. I primi due servizi, Ludovica, perché andiamo subito a vedere cosa è successo, vero? Sì, iniziamo con Mosciano Minternina 1-2, segna Marcellini per il Mosciano, mentre per la Minternina Molinari, e poi c'è l'autorete di Francesco, per noi Matteo Falzon e Silvia Gentile, e poi passiamo a Francavilla Rosetana che finisce 1-0 con gol di De Filippis, per noi Giuseppe Mrozek e Fabio Di Blasio. Come with me. Italia Box. Italia Box propone soluzioni in cartone ondulato per il packaging, produzione di scatole in cartone, imballi fustellati, imballaggi flessibili, accessori per imballaggi, nastri adesivi, polietilene espanso. Italia Box, il tuo partner ideale. Via Ripoli, Giulia Nuova. C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Julia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Julia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085 800 76 51 e 085 800 11 11, oppure venite a trovarci a Giulianova in corso Garibaldi 65. Dopo due pari di fila torna a vincere la Minternina, che prosegue la corsa in testa alla classifica. La formazione del presidente Colantoni espugna il Mario Rodi di Mosciano, battuta d'arresto che invece complica la corsa verso la salvezza per i locali del presidente Marcellini. Di Benedictis è squalificato nel Mosciano, Petrone e Coletti infortunati nella Minternina. Al primo affondo il Mosciano trova subito il vantaggio, punizione di Villa, corta respinta di Nanni, bellissima la girata di Marcellini, classe 93, che beffa Ambrosi. Gara subito in salita dunque per la Minternina, che fatica a reagire. Al nono, anzi, è ghiottissima la palla gol per D'Ignazio. Il numero 11 approfitta di una disattenzione della difesa ospite ma calcia fuori. Angelone inverte la posizione dei due esterni difensivi, Nanni e Schiano, e striglia i suoi. Gli aquilani provano a stringere d'assedio il Mosciano, ma la prima palla buona arriva solo al 23esimo. Di Gianmatteo è attento sul colpo di testa di Nanni. Poco dopo la mezz'ora, azione di rimessa dei locali. D'Ignazio fa tutto bene, Ambrosi blocca a terra il suo tentativo. La gara è vibrante, con la Minternina che ci prova in tutti i modi. 34esimo, punizione dello specialista Molinari. Di Gianmatteo blocca in due tempi. Al 42esimo arriva il pari. Su conclusione di Federici, mani in aria di Fusco. Per il direttore di gara Costantini di Ascoli Piceno è rigore. Il mani c'è, ma l'attaccante locale era comunque vicino, episodio che farà sicuramente discutere. Trasforma Molinari dagli 11 metri, centro numero 25 in stagione per l'attaccante argentino. Qualche istante dopo, allontanato per proteste, Domenico Carlinfante. Dagli spogliatoi non rientra in panchina neanche il presidente moscianese Marcellini, anche lui allontanato dal fischietto ascolano. Ripresa, maggior pressione da parte degli ospiti, anche se almeno inizialmente le migliori occasioni sono per il Mosciano. Al 18esimo Villa ci prova al volo, palla sul fondo. Si susseguono anche i cambi, dentro Bovino e Lennart nella Minternina, fuori anche il bomber Molinari.
23esimo e colossale la palla gol per i padroni di casa. D'Ignazio si libera e calcia, la traversa nega la gioia della rete all'attaccante. Il pericolo scuote ulteriormente la squadra aquilana, che al 31esimo sugli sviluppi di un angolo trova la rete che vale la vittoria. Il diagonale di Pierleoni è perfetto, a nulla vale l'ultima deviazione di Di Francesco. Esulta la Miternina per una rete che potrebbe valere la promozione. Qualche attimo prima del fischio finale, però, brividi per la formazione ospite. Ambrosi è incerto sul lungo rilancio proveniente dalla difesa della formazione del Mociano. In due tempi blocca il pallone e poi esulta insieme ai compagni per la vittoria preziosissima. Ora le interviste. Domenico Carlinfante, il direttore sportivo per il Mociano, e Vincenzino Angelone, tecnico della Miternina. Sì, il calcio di rigore, purtroppo c'è sempre questa opinione dubbia che gli arbitri possono interpretare. Il fallimano c'è stato, però delle volte vengono fischiate, altre volte no. Io sono contento per quanto riguarda la squadra che ha giocato, siamo stati sfortunati, ma a prescindere il rigore, però abbiamo avuto delle palle importanti, anche se prima nel primo tempo con D'Ignazio se andava dentro ci mettevamo sul 2-0, poi abbiamo preso quella traversa interna, poi alla fine è andata così. Però lo spirito è quello giusto e noi ci giocheremo fino alla fine. È stata una partita tirata, una bella partita a livello agonistico, una bella partita giocata bene tutte e due le squadre. Mosciano molto volenteroso, ben messo in campo, ci ha permesso veramente poco oggi. Però la squadra mia ha lottato, ha giocato, ha ricercato la vittoria, pur se arrivata con due episodi, però ha ricercata per tutti i 90 minuti e alla fine forse è stata quella voglia che ha premiato poi, che ci ha permesso di raggiungere la vittoria. Vittoria importantissima che a 5 giorni dal termine ci permette ancora un buon margine di vantaggio sulla seconda. Oggi era difficile portare via i 3 punti da questo campo e da questa squadra. Sono veramente orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto una grossa prestazione. Vulcan Service, distributore GPL, diesel e benzina, autolavaggio con spazzole antigraffio, ideale per una sosta. E nell'ampio bar trovate giornali, panini, aperitivi e pasti veloci. Vulcan Service e a Roseto degli Abruzzi, zona industriale Volta Arrosto. Europavimenti dei fratelli Valentini. Pavimentazioni dal 1971. Pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe. Posatori ufficiali Ideal Work di Pavimenti Stampati e Sasso Italia. Europavimenti, via San Maccio Notaresco. Info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177. Nel web www.euro-pavimenti.com. Un Francavilla volenteroso anche se non bellissimo rimane nella scia della Miternina piegando la resistenza di una rosetana fin troppo rinunciataria. Pur non creando molte occasioni, gli uomini di Meco Monaco legittimano la vittoria. Con il grande impegno e la forte determinazione, la rosetana e in particolar modo il suo presidente recriminano con veemenza contro l'arbitro. Francavilla senza Miccoli, Di Felice e Lalli. Cozzolino parte dalla panchina, si gioca a buon ritmo ma le occasioni scarseggiano. All'11esimo il Francavilla protesta per un fallo di mano in area, il signor Rubino di Moliterno non interviene. Al 14esimo bello spunto di Francia che libera il tiro a Ferri ma il sostituto di Lalli non è preciso. Al 34esimo cross di Bordoni dalla destra, intervento pericoloso di Di Candia, Merletti resta imbattuto. Al 36esimo lancio in profondità per De Filippis in posizione regolare, prova il pallonetto, ma la parabola è alta sopra la traversa. A inizio secondo tempo Meco Monaco toglie un difensore del Pizzo e inserisce una punta a Cozzolino, il copione è sempre lo stesso. Francavilla all'attacco, rosetana arroccata in difesa. Al 52esimo esce per infortunio Francia e Meco Monaco, già orfano di Lalli, si affida a Coletti. Al 61esimo episodio nell'area del Francavilla, ammonito per simulazione De Patre. Al 63esimo il Francavilla, la prima vera occasione del secondo tempo e dopo una costante pressione, trova il gol, lo spunto è di Bordoni, difesa ospite piazzata male, il tocco decisivo è di De Filippis, 1-0 al 63esimo.
Al 67esimo si vede in avanti per la prima volta la Rosetana con il tiro di Di Marco, bloccato in due tempi da Spacca. Al 73esimo bella conclusione di Mariani, bella ma poco efficace. All'84esimo grande occasione per il raddoppio del Francavilla, azione insistita dei giallorossi. La Rosetana si salva per il rotto della cuffia con qualche rimpallo favorevole. I padroni di casa si rendono più volte pericolosi in contropiede nel finale, ma il risultato non cambia più. A fine partita le dichiarazioni di mister Meco Monaco e soprattutto le parole di fuoco del presidente Iachini. Sì, sicuramente vale tanto, vale. Lasciamo perdere le assenze perché una squadra di calcio deve sopperire anche a queste cose. Abbiamo incontrato una squadra, secondo me, ben messa in campo, che ha lottato fino alla fine. Certo, è venuta qui sicuramente non per vincere la partita, però ha fatto la sua onesta partita e forse meritava anche qualcosa in più. Però noi le nostre occasioni le abbiamo avute, le abbiamo anche mancate clamorosamente. Abbiamo fatto gol, quindi penso che alla fine sia un risultato anche abbastanza meritato. Presidente Iachini, una sconfitta qui a Francavilla, magari alla vigilia ci poteva stare, ma abbiamo visto che lei è parecchio arrabbiato con l'arbitro. Sì, sicuramente la sconfitta ci sta, era impreventivo perché non era questa la partita che magari dovevamo fare i punti, però visto come sono andate le cose forse poteva raccogliere qualcosa in più. Sicuramente il Francavilla non ha rubato niente, però una cosa è certa, l'avete visto tutto, non ci hanno permesso mai di arrivare in porta. C'era sempre un fischio di quel deficiente che è venuto da non so dove sia venuto, che comunque non ci ha permesso di giocare. E oltretutto ci ha anche intimiditi, perché dopo due minuti ci ha ammonito un ragazzo del 93. Bastava che noi facessimo un fallo e c'era un'ammonizione, gli altri niente. Comunque il Francavilla ha meritato, è giusto, se sta secondo qualche cosa ce l'ha, quindi non abbiamo nulla da dire. Ma comunque una cosa che voglio dire a Ortolano e a Rodomonti, ci sono riusciti a farci retrocedere, a me non me ne frega niente perché io il 25 aprile lascio da squalificato e ne sono orgoglioso, però prima che lascio qualche arbitro gli devo gonfiare il muso. È una cortesia, le interviste per cortesia mandatele per intero, non tagliatele. Ok? Presidente, l'intervista l'abbiamo, mi scuso se rido, ma l'abbiamo mandata, ma mi piace con la chiarezza che ha avuto. Insomma, i nostri ospiti, dovremmo parlare anche di Mosella Miternina, però credo che le dichiarazioni di Iachini siano state chiare. Ha ribadito il fatto che il 25 aprile andrà via, ha ribadito un'insoddisfazione che le piccole squadre, a questo punto è giusto dire, hanno nei confronti del direttore di gara. Poi entreremo nel merito. Una cosa mi viene da chiedere agli ospiti, due direttori di gara, Costantino e l'altro, questo qui Rubino, Iervesi, entrambi di fuori regione. Questo deve far riflettere un po'. Ho chiesto magari alla persona che cerca di barcamenarsi, però mi rendo conto che lo chiederò anche agli altri ospiti. Due arbitri di fuori regione, certo, insomma, non hanno trovato la miglior giornata. Ma io credo che sia stata proprio una scelta per una scelta equilibrata, per non scontentare nessuno. Poi, ripeto, non sta a me giudicare le scelte arbitrali, quindi la giustifichiamo così, insomma. Crisante, meglio scegliere due di fuori regione. Il rischio quale può essere? Che si avvantaggino, senza entrare poi nel merito delle partite, perché ovviamente poi vedremo gli episodi, le squadre più in alto? Chi non segue il campionato può essere condizionato da questo? Ma io penso che alla fine gli arbitri che vengono designati per una partita si vanno pure a vedere le classifiche, cercano di conoscere un po' la realtà del campionato. È chiaro che non lo vivono direttamente, quindi non conoscono certe situazioni, però poi alla fine un arbitro va in campo per arbitrare, può sbagliare sicuramente, come può capitare a tutti. Dobbiamo sempre partire da un presupposto importante, che ci sia la buona fede, perché altrimenti... Questo è fondamentale. Sembra retorico e scontato dirlo, ma se non si parte da quel presupposto poi è difficile andare avanti. Assolutamente, sulla buona fede. Mi ha colpito però che sia il Mosciano sia la Rosetana non hanno attaccato decisioni arbitrali specifiche. Anche Iachini ha riconosciuto Francavilla ha vinto con merito, ma anche, come diceva Villa, si parla di atteggiamento. Sì. E questo insomma è un po' più preoccupante, Andrea, sì, no? Sì, è preoccupante perché l'atteggiamento nei confronti delle squadre più volte è stato richiamato all'attenzione dei designatori, degli organi preposti da parte delle società.
perché in un certo senso sono situazioni che possono andare a condizionare anche la gestione della partita. Poi sentiremo per esempio l'intervista dell'allenatore del Capistrello, anche lui ha detto cose abbastanza pesanti nei confronti del direttore di gara della sfida tra Colonia e Capistrello. Hai tagliato l'intervista? No, anche questa va, noi non tagliamo mai nulla quando siamo nel lecito le dichiarazioni. Forse questa volta il presidente Iachini effettivamente è andato un attimino fuori dalle righe, perché effettivamente certi termini magari era meglio non usarli, era caldo, anche per quindi forse lo possiamo giustificare per questo. Io spesso ho parlato e ho anche difeso gli arbitri, mi prendo anche le mie cose dette e lo confermo, perché come in tutti i settori ci sono le tra virgolette mele marce anche nel settore arbitrale. E mele marce, attenzione Andrea, mele marce nel senso sportivamente parlando, nella domenica negativa, certamente, ecco, parliamo di giocatori che si comportano male, di presidenti che si comportano male e via dicendo, parliamo anche di arbitri che tutto sommato non si comportano bene sui campi, e ci sono, però non condanniamo tutti per uno, due, tre, quattro esempi negativi, perché poi ci sono anche degli arbitri che sostanzialmente anche in campo si comportano bravi, degnamente, in maniera corretta nei confronti delle squadre. Villa, questo certo, è arbitro a parte, non era una giornata fortunata, perché abbiamo visto la traversa. Possiamo dire che l'autogol era il tuo? Sì, sì, no, lo dobbiamo liberiamo dire. Liberiamo di Francesco, no, Mista, che è un fuori quota di Francesco. Sì, sì. Lo mandiamo al torneo delle regioni distrutto. No, 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 infatti non era il mio, lo prendo io. Ok, non siete stati fortunati? No, 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 e poi volevo intervenire un attimo, sì, per il discorso dell'arbitro. A me non mi interessa se viene fuori regione o se viene di Pescara o Roseto o di dove. L'importante è che è bravo. Cioè, se poi lo mandano uno di fuori regione e non è in grado, allora è inutile di mandarlo. Ci condanno. Sì. Posso solo aggiungere una cosa, Luigi, che perlomeno è stato usato un criterio in queste designazioni, e questa è la cosa importante, perché a priori è stato cercato di dare un criterio alle designazioni, cosa che fa ogni settimana la Domonti. Cioè le prime due della classe e due arbitri esterni. Per esempio il miglior arbitro abruzzese, Mastro Giuseppe, è andato a fare un derby, cioè San Salvo Vastomarina, con i suoi contenuti quello interessanti. Che diceva, no? Quindi, cioè, velocemente con i nostri ospiti, anche Crisante e poi Villa. Mosciano oggi è stato punito, mettiamo da parte l'arbitro, è stato pulito, anche la sfortuna non l'ha aiutato, insomma abbiamo visto delle occasioni abbastanza clamorose, o no? Certo, è stato anche sfortunato al di là di quello che è l'atteggiamento dell'arbitro, le decisioni arbitrali, ma dalle immagini delle occasioni che ha avuto sul 1-0 poteva andare sul 2-0 e poi le partite hanno le storie completamente diverse, quindi è stato sfortunato, meritava sicuramente un risultato diverso il Mosciano oggi, troppo. Villa, quella traversa ancora trema? Sì, un peccato, perché poco dopo abbiamo preso il 2-1 e insomma ci ha condizionato abbastanza. Iervese, la buttiamo lì, poi vediamo i prossimi servizi. In queste quattro squadre ci saranno alcuni giocatori convocati in rappresentativa, sì? Da Francavilla, Miternina? Sì, sì, sia la Miternina, abbiamo un paio di giocatori, Schiano e Petrone, non so se riusciamo a recuperarlo perché è un problema fisico, speriamo di recuperarlo. Francavilla abbiamo Spacca, Miccoli. E nel Mosciano abbiamo un ragazzo di Francesco. Dopo il gol di Marcellini, un pensierino dice: chissà, mi fa un gol del genere al trofeo delle regioni. Magari la porteremo in questo subito. Caso, allora anche a Dari il gol che ha fatto lo porteremo la subito. Okay. Scorsa, allora, poi andremo avanti. Insomma, qualche nome già l'abbiamo indicato. Ludovica, prossimi due servizi. Allora, seguiamo la coppia Andrea De Luigi e Roberto Gallier, che questa settimana è andata a seguire Colonia Paese Capistrello, finita 1-1. Segna Zarini per il Capistrello e Stacchiotti per il Colonia. E poi seguiamo l'anticipo giocato ieri fra Alba Adriatica e Pineto, finito 1-2, segna Ridolfi per l'Alba, mentre per il Pineto c'è la doppietta di Miani. Per noi Marco De Antonis con l'Esterna 1 di Telemax. Come with me. Europavimenti dei fratelli Valentini, pavimentazioni dal 1971, pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe, posatori ufficiali Ideal Work di Pavimenti Stampati e Sasso Italia. Europavimenti, via San Maccio Notaresco, info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177, nel web www.euro-pavimenti.com. Vulcan Service, distributore GPL, diesel e benzina, autolavaggio con spazzole antigraffio, ideale per una sosta. E nell'ampio bar trovate giornali, panini, aperitivi e pasti veloci. Vulcan Service e a Roseto degli Abruzzi, zona industriale Volta Arrosto.
Colonia Paese e Capistrello alla fine si spartiscono la posta in palio al termine di una gara dai pochi contenuti tecnici. Un punto che serve più alla classifica degli ospiti che a quella dei teramani, a secco di vittorie da 12 turni e sempre più a ridosso della zona calda dei play-out. Nel Colonia torna in porta Claudio Zaccagnini, che era andato via da Colonia a dicembre, ma il neotecnico Di Serafino deve rinunciare a Potacqui e Maffei. Nel Capistrello out per infortunio Ranieri, Federico Lusi, Franchi ed Evangelista. Già dopo soli 11 minuti la gara potrebbe avere una svolta. Sugli sviluppi di un corner, Palleschi sferra un colpo proibito a Stacchiotti. La palla termina fuori e solo a quel punto il direttore di gara fischia. Corre verso Palleschi e lo espelle, facendo riprendere il gioco solo da rimessa laterale, senza concedere la massima punizione per il Colonia. Le immagini confermano che il contatto avviene in azione di gioco e non a gioco fermo. Allora perché non concedere la massima punizione? Il Capistrello resta in 10, ma il Colonia non sfrutta la superiorità numerica. Il taccuino dei cronisti resta quindi immacolato fino al giro di lancette 41, quando il Capistrello passa sugli sviluppi di una punizione e Zarini che tocca per ultimo in area e supera Zaccagnini. Tutta qui la prima frazione, la ripresa si apre al settimo con le proteste ospiti. Stornelli chiede la massima punizione, Zecchino fa proseguire. Al 22esimo si vede per la prima volta il Colonia, Bassi alza miracolosamente sopra la trasversale, una conclusione velenosa di Ippoliti. Il pari arriva sul susseguente corner. Colpo di testa di Stacchiotti, Bassi non trattiene, palla in rete, settimo sigillo stagionale per il difensore biancazzurro. Il Capistrello si rivede al 31esimo con una conclusione fuori misura dell'esperto Villa, al 44esimo è invece Campanella che da buona posizione sciupa così, poi tutti sotto la doccia con il pensiero già rivolto al prossimo turno di mercoledì. L'obiettivo era vincere, anche se nelle ultime partite non è facile, a tutti servono i punti, quindi le partite sono difficili. Siamo stati agevolati, loro hanno avuto l'espulsione, però forse invece di prendere coraggio abbiamo fatto fatica, forse sono 12 partite che la squadra non vince, quindi forse questo ha inciso anche. Poi alla fine, secondo tempo, l'ultima mezz'ora, forse meritavamo anche qualcosa in più il pareggio, però ci prendiamo il punto e mancano 5 partite, bisogna fare di tutto per salvarsi. Dovevamo fare quel tipo di partita, dovevamo raccoglierci nella nostra metà campo cercando di ripartire. Il primo tempo l'abbiamo fatto un po' meglio, il secondo tempo un po' meno, anche perché loro hanno cominciato a mettere qualche punta in più, qualche attaccante in più e quindi ci hanno creato pressione là dietro, insomma. Le posso chiedere un giudizio proprio sull'episodio dell'espulsione e anche su qualche recriminazione in area di rigore da parte vostra? Guardi, io l'espulsione non l'ho vista, devo essere onesto, non so che sia successo e quello è. Un dato di fatto è questo, che se avesse fischiato l'espulsione doveva fischiare il rigore, perché se ha fatto un fallo dentro l'area, facendo un fallo anche, doveva fischiare comunque il rigore. E poi mi dispiace, ma devo dire una cosa che secondo me è abbastanza grave. Non può un assistente dell'arbitro dare degli stronzi a chi sta in panchina. Questo è successo il primo tempo con il guardaline che stava dalla parte nostra. Ci stanno 11 persone che possono testimoniare questo. Io a un certo punto mi sono andato contro il guardaline perché gli ho detto queste testuali parole: se vuoi rispetto devi portare rispetto e non chiamarci stronzi, perché assolutamente non ci permettiamo di dirlo a te e tu non ti devi permettere di dirlo a noi. Però loro ci hanno ragione a questo punto e prendiamo atto di questo. Come with me. Presso l'uscita a 14 a Pescara Nord, Torelli Fashion. Torelli Fashion vuol dire moda con Siviglia, Putre, La Martina, Fred Perry, San 68, Aeronautica Militare e tanti altri. Vieni a ritirare la tua card gratuita, avrai vantaggi esclusivi. Torelli Fashion, uscita autostradale A14 Pescara Nord. Da Torelli Fashion siamo sempre aperti, anche la domenica. Info 085 95 94 37. Eurocolor, un grande showroom pieno di colori, ricco di promozioni, con spazi dedicati a illuminazione, pavimenti, complementi d'arredo, decorazione, tutto quello che serve per soddisfare piccoli clienti e grandi professionisti. A Lanciano, zona industriale, www.eurocolorlanciano.it. Eurocolor Decor Center, il tocco che decora il tuo spazio.
Eurocom Distribuzione SRL, esclusivista delle migliori marche del settore ricambi auto. Uscita a Pescara Nord, Città Sant'Angelo. Nel web www.eurocomdistribuzione.it. Gli anticipi televisivi portano decisamente fortuna al Pineto che, ripetendo il medesimo risultato fatto registrare a Montorio qualche mese fa, si regala un importante blitz al Vallese di Alba Adriatica. Due le assenze per parte, gli squalificati Coccia e Iani sulla sponda albense e lungo dei genti Natarelli e Trento tra i pinetesi. Rossoverdi in campo con il 4-2-3-1 e rientrante Palmarini e regista, Ridolfi il centravanti, supportato dalla verve di Spinozzi, Liguori e Di Giorgio. Ciarrocchi opta per il consueto 4-4-2, caratterizzato dagli esterni offensivi Malocco e Faieta e dal tandem dal gol facile Miani Di Felice. In avvio di furia aspetta un attimo di troppo per rilanciare la sfera, Ridolfi non ne approfitta pienamente per un'inezia. Quando il quarto d'ora è prossimo gli ospiti passano, da un'azione insistita sulla fascia mancina Miani si trova al posto giusto nel momento giusto e a pochi passi da Franchi non può proprio sbagliare. 0-1 e sedicesimo centro stagionale. L'Alba accusa il colpo e fatica a reagire, De Amicis capisce le difficoltà nella zona nevralgica e passa al 4-3-3. Serve a poco però, perché sull'ennesima leggerezza difensiva di giornata della disattenta retroguardia rossoverde, Scaramazza vede andare via nuovamente Viviani. Il centravanti ospite non si fa certo pregare, salta anche Franchi e deposita in rete per lo 0-2 al 29esimo. I padroni di casa in sofferenza, anche in fase di costruzione ci provano da fuori area, Liguori non va lontano dal bersaglio. Proprio in chiusura di tempo il cross firmato di Giorgio trova la testa di Ridolfi, l'estremo ospite mostra i riflessi giusti. Il secondo tempo inizia come meglio non potrebbe per l'Alba. Sugli sviluppi del corner calciato da Liguori, Palmarini si esibisce in una sforbiciata deviata che battezza la testa di Ridolfi, che quasi senza accorgersene timbra il gol che riapre il match 1-2. Ora il Pineto a commettere qualche errore di troppo, cresce invece la squadra di casa che aggiunge ulteriori centimetri in avanti con l'ingresso di Rastelli per Liguori. Si protegge maggiormente mister Ciarrocchi allora con la sostituzione di Schofolan in luogo di Di Felice. I ritmi dispendiosi della prima frazione sono un ricordo, non accade nulla di significativo fino al 76esimo, quando Rastelli va prossimo al pari. La sua conclusione non inquadra però la porta. 180 secondi e Miani si inventa anche uomo assist e il suo servizio in profondità a premiare l'inserimento di Colancecco è delizioso. L'epilogo molto meno, gli ospiti si coprono bene, l'ultima chance rossoverde è quella di Rastelli al 90esimo dalla distanza. Di Furia può dormire sonni tranquilli, un primo tempo sciagurato condanna l'Alba che dice addio al sogno playoff. Il Pineto invece conquista il 13esimo punto nelle ultime 5 sfide e può credere in un finale di stagione in grado di offrire ulteriori gioie al già brillante cammino prodotto. Veramente per continuare a sperare dovevamo per forza vincere, l'abbiamo fatto credo disputando un buon primo tempo almeno nei primi 35 minuti che avevamo la partita in pugno, poi ci siamo un po' lasciati un po' andare, ma è venuto un po' fuori l'Alba che nel secondo tempo ha accorciato le distanze e ci ha messo in qualche circostanza in difficoltà. Credo però che nell'arco dei 90 minuti il Pineto abbia fatto qualcosa in più. Mi ero riproposto di non parlare di certe cose, però bisogna che si mettano d'accordo un pochettino, perché domenica abbiamo perso su un fallo di mano che, non lo so, una palla attaccata al corpo, e oggi la stessa cosa è successa nell'avversario, non è stato fischiato. Il primo gol di Faieta mi è sembrato abbastanza evidente, il fallo di mano, si è portato avanti la palla con la mano. Bisogna che ci fanno capire come il regolamento, perché sennò così diventa difficile, due pesi, due misure. Secondo me siamo stati penalizzati anche in questa circostanza, in questa partita. Discorso playoff oramai chiuso oppure sperate ancora in qualcosa di interessante in classifica? Vediamo domani cosa succede, ma è chiaro che diventa veramente difficile. Anche se noi cercheremo di onorare sempre il campionato, faremo del nostro meglio, insomma assolutamente non molleremo. Non è la nostra, assolutamente, non ce la giocheremo fino alla fine, però è chiaro che a questo punto diventa veramente difficile. Insomma, è una giornata positiva per il direttore di gara, l'abbiamo capito, ne abbiamo parlato già abbondantemente, poi vedremo la moviola tra poco. Abbiamo moviole da tutti i campi. Da tutti i campi. Voglio chiedere invece a Iervese, Alba Adriatica e Pineto, due squadre nelle quali attingere quando si parla di settore giovanile, o no? Eh sì, soprattutto l'Alba Adriatica, devo dire che ha fatto un ottimo discorso con i ragazzi, cioè diversi ragazzi molto interessanti, ma anche il Pineto. E secondo me è proprio il discorso che una squadra giovane sta peccando un attimino di inesperienza. E quella vista ieri non sembrava la solita Alba Adriatica, troppi errori. È un peccato perché veramente giocava un ottimo calcio ed è allenata da un bravissimo allenatore. Anche il Pineto però mi sembra un pochettino più esperto dell'Alba Adriatica. Ecco, voglio chiedere sia a Crisante che Villa e anche a Andrea De Luiso. Pineto può cercare di puntare ai playoff, tanto che non ha più nulla da perdere. Restano 5 giornate, ci proviamo? Sì. O 6 punti sono tanti da recuperare da Sulmona, per intenderci?
Sì, sono tanti, però dalla sua parte la tranquillità, mi sembra che è una squadra che adesso libera da qualsiasi problema, gioca, si gioca tutte le partite, qualità ne ha in campo, Di Felici, Miani, sono giocatori importanti che possono sempre fare la differenza. Quindi secondo me proprio la tranquillità può essere quell'arma in più, poi se non dovessero farcela non hanno niente, fatto insomma. Comunque un bellissimo campionato. Villa è veramente l'arma in più, la tranquillità, come dice Crisante? Penso di sì, penso di sì, l'abbiamo affrontato il Pineto due domeniche fa, anche a me mi ha fatto un'ottima impressione, una squadra molto valida, con qualità davanti ma anche al centrocampo e dietro. Andrea, te voglio chiedere un'altra cosa, oggi sì. Hai visto il Colonia. Sì. Il Colonia di Serafino è un Colonia diverso da quello di Grillo, è stato cambiato il tecnico, quindi cambia anche un po' il manico, cambiano le situazioni. Può salvarsi questo Colonia senza dover passare per questa pericolosissima coda dei play-out? È difficile la situazione, è vero che ha 3 punti di vantaggio sulle altre, 3 punti sono importanti comunque a 5 giornate dalla fine, perché insomma si assottiglia un attimino anche il margine per poter recuperare per chi è sotto. Però oggi ho visto un Colonia in grande difficoltà, una squadra che praticamente nell'arco dei 90 minuti ha creato soltanto due sole giocando occasioni con in più, un gol e una sola occasione nitida qualche minuto, qualche secondo prima del gol, che poi ha portato a calcio d'angolo e ha portato al gol successivo. Quindi ha problemi grossi per quello che si è visto oggi in fase di attacco. È una squadra che quando deve costruire anche in superiorità numerica, perché ha giocato dal decimo del primo tempo in 11 contro 10, ha grosse problematiche. Sei preoccupato, almeno per quello che quasi si è visto preoccupato oggi. Sì, nel raccontare oggi, sinceramente non l'ho vista molto bene il Colonia. Abbiamo diversi sms, poi prossimi mi servizi. Mi aggiunge poi... solo una piccola cosa relativa ai giovani. Voglio sottolineare che ieri l'Alba Adriatica ha fatto giocare ben 5 under titolari dal primo minuto, avvicendandoli, quindi giocando praticamente per 90 minuti con 5 under. Questo meglio è il discorso. Per il Rese, che ha più scelta. Questi sono i progetti sono. Con i giovani, non quelli della Spallanciano. 5 under in un contesto apriamo, di gente qui apriamo esperta. La tematica Spallanciano, che io Spallanciano me l'ero tenuta, quindi. Perché poi la devo chiedere anche a Iervesi e Crisante, perché loro lavorano con i giovani, mi sembra doveroso. Alba Pineto, anche qui ci sono giovani a cui avete attinto in vista di questo trofeo delle regioni? Sì, ce ne sono 2 o 3 bravi. Mi dispiace per alcuni ragazzi dell'Alba che per motivi personali non possono venire con noi, però devo dire proprio che l'Alba Adriatica e il Pineto sono le due squadre che lavorano veramente molto bene con i giovani. Benissimo, tanti sms, li andiamo a leggere, magari se ce li manda il nostro Jacopo Forcella. Anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione che il comitato ha deciso di far salire la Miternina. Ma che giochiamo a fare Ortolano? Vai a casa, e con lui anche Rodomonti. Questo ovviamente, ognuno scrive queste cose, poi naturalmente vanno pesate. Quei fenomeni del Montorio adesso hanno cominciato a regalare punti a destra e a manca. Ricordatevi che la presunzione andò a cavallo e tornò a piedi. Insomma, parlare di regalare punti a una squadra che è in lotta per poi evitare tante uno polemiche spareggio oggi di semifinale, insomma, mi sembra. Andiamo avanti, ho sentito parlare di una buona classe arbitrale da Rodomonti. Giudicate voi, quello di Alba Pineto a 2 metri non ha visto un fallo di mani che anche un cieco avrebbe visto, ma come al solito tutto a sfavore dell'Alba. È quello di cui parlava Di Amici e di cui poi parleremo sì, più tardi, sì. Perché anche Marco De Antoni ci ha evidenziato questo episodio. Di tutto state parlando tranne dei fuorigioco, e ne parleremo perché ci sono diversi episodi, magari non sono capitati fino a questo momento. Ha detto bene, ne possiamo solo parlare perché non possiamo vederlo con una sola telecamera, soprattutto sì. In fase di movimento. A Mosciano la Miternina calcio di rigore per un rimbalzo della palla sulla mano ad Alba. Scusate, a Mosciano la Miternina calcio di rigore per un rimbalzo della palla sulla mano. Ad Alba, Viale del Pinedo si è portato il pallone avanti con la mano, tutto regolare. Che schifo. E insomma, una moviola, una chiave interpretativa diversa. Strepitoso Tossicia, nonostante le squalifiche di Marcozzi, di Furia, annunziate Iemolo, ancora indisponibile per l'intervento allo zigomo. Vince per 1-0 con il Reascene con reti De Iulis. Classe 93, al suo 13° gol in campionato. Iervese, De Iulis, lo teniamo sott'occhio? Fa parte dei 23... Ecco. Abbiamo dato bella notizia, insomma, allo stesso De Iulis. Su perfetto passaggio di Andrea Natale, ottima prova di tutta la squadra, bravo mister Marini, il solito tifoso, e quindi Iervese vi ha dato questa aggiunta su De Iulis. Oggi ero a Mosciano e ho visto una cosa a dir poco scandalosa, arbitraggio chirurgico a favore della squadra ospite. Vergogna, vergogna, il Mosciano meritava di stravincere, questo calcio non mi piace più. Andiamo avanti, ancora sms, Capistrello è una società seria, ma non fate bella figura a portare in giro ancora Palleschi. Poi Andrea ci spiegherà. È vero che è stato espulso, però insomma è ancora un signor giocatore. Iacchini vergogna, ma si possono dire certe cose, ma come si fa a difendere squalificato a vita? Vedete, questi messaggi sono belli perché poi ci sono diversi punti di vista. Parliamo sempre degli arbitri che sono in buona fede, ma quel corvo nero
tra virgolette ovviamente, che era oggi a Mociano, ha peccato di essere un incapace. Villa può confermare tutto, ha fischiato a senso unico. Complimenti per la trasmissione. Grazie per i complimenti. Villa ha già anticipato, no, sull'arbitro. Abbiamo già parlato. Non è rimasto soddisfatto. Questo campionato è falsato, la Miterlina deve vincere per forza. Guardatevi la registrazione della partita di oggi e capirete a cosa serve fare sacrifici per mantenere la squadra se poi accadono certe cose. A Mociano sono abbastanza inviperite, non solo a Mociano. Prossimi due servizi, Ludovica, credo che andremo a parlare della Spallanciano e del Tollo, e faccio i complimenti al Tollo per questa rimonta incredibile dallo 0-2 al 2-2. Continua a far bene il Martinsicuro che batte per 2-0 la Spallanciano con le reti di Addari e Massi, per noi Marcello Giancristofaro e Marcello Paolucci, mentre 2-2 fra Sporting Tollo e Guardia Grele, per il Tollo segnano Cavuto e Manno, mentre Rusciti è contestabile per il Guardia Grele. Sul campo Stefano Faieta e Galvano Coppa. Come with me. Centro Sportivo Sports Park. Alla consolidata pratica di molteplici attività d'acqua e di palestra si sono aggiunte il calcio a 5, l'arrampicata sportiva su parete di oltre 500 metri quadrati, la scuola di pugilato maschile e femminile degli istruttori Lorenzo e Luciano Di Giacomo e quella di pattinaggio artistico. Nel ristorante al 149 di Sports Park, inoltre, grazie all'ampia sala interna e al giardino all'aperto, sarà un vero piacere poter festeggiare i vostri eventi speciali grazie ad una cucina tradizionale e di qualità e alla pizzeria con forno a legna. A Sports Park, ovviamente, gli appassionati di calcio assisteranno a tutte le partite di Serie A e di Champions League. Sports Park è in Contrada Campetto, a Penne. Info 085 82 13 242. Domo Clima, rivenditore materiale idrico termico, condizionatori, trattamento acque, termostufe, termocamini, rubinetterie delle migliori marche. Domo Clima, caldo, freddo, acqua, aria. Domo Clima, a Giulianova in via Galilei e a Nepezzano, località Piano Daccio, via Salvo d'Acquisto. Dirige l'incontro Ranalli di Pescara. Al primo Martinsicuro subito insidioso, con discesa e tiro di Picciola che sfiora il palo. Dopo questa fiammata degli ospiti alla SPAL che prende il comando delle operazioni, i ragazzi del tecnico Di Pasquale giocano a ritmo sostenuto e schiacciano il Martinsicuro nella sua metà campo, anche se non riescono ad essere incisivi. Da segnalare solo questo pallonetto tentato da Spadano al 24esimo. E sul capovolgimento di fronte, brividi per una mancata presa di Damario al 26esimo. Al 40esimo un episodio che potrebbe cambiare la partita. Bella azione personale di Di Martino, che si libera di un avversario e pesca Spadano a tu per tu con Luca Antoni. Palla nel sacco, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il tempo si chiude con il Martinsicuro in avanti sul tiro di Picciola. La spalla si rifugia in angolo e sul tiro dalla bandierina svetta Di Paolo, con palla che sfiora il palo. Il Martinsicuro capisce che è il momento di cambiare passo e subito all'inizio di ripresa il risultato si sblocca. Assist di Piunti per il gioiellino Addari, che infila da Mario. Gli uomini di Fanì vanno a ruota libera e sfiorano il gol con Piunti al sesto. Picciola tira da distanza ravvicinata, da Mario compie un mezzo miracolo, lo stesso Picciola riprende e colpisce il palo. Al 24esimo Nepa dalla distanza impegna severamente da Mario. Al 25esimo la SPAL si mangia il gol del pareggio. Bella discesa in slalom di Di Martino, palla in mezzo per gli accorrenti Tucci e Staiano, che non riescono a centrare la porta avversaria. E al 29esimo arriva il raddoppio degli ospiti, viziato da un sospetto fuorigioco spiovente in area spallina di Scarpantoni, e Massi tutto solo in fila da due passi tra le proteste dei padroni di casa. L'occasione abbiamo avute tantissimo, però è chiaro che bisogna avere pazienza, perché noi ovviamente se siamo sotto qualche problemino ce l'abbiamo, no? Di ordine psicologico, quindi l'importante è rimanere con i piedi per terra, un attimino aspettare, è il momento buono, anche il primo tempo abbiamo diverse palle gol, però insomma, ecco, l'importante era vincere. Il commento sulla gara, voglio dire, adesso lascio il tempo che trovo. I ragazzi sono impegnati, hanno cercato di tenere palla a terra, abbiamo cercato di fare quello che era giusto fare, abbiamo vinto, insomma, questo è l'importante. La cosa importante è che oggi siamo arrivati molto vicini al risultato, giocheremo ancora per arrivarci e continuiamo così, non è un problema. Comunque abbiamo visto una reazione d'orgoglio dei ragazzi, forse pensando anche a quei 10 gol di Pineto di domenica scorsa. Ma no, i 10 gol di Pineto sono un episodio, i ragazzi sono arrivati stanchi,
8 di loro ieri hanno giocato la partita juniores, quindi il calo che poi manifestiamo spesso nel secondo tempo è anche figlio della partita che fanno il giorno precedente. Come with me. Europavimenti dei fratelli Valentini. Pavimentazioni dal 1971. Pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe. Posatori ufficiali Ideal Work di pavimenti stampati e Sasso Italia. Europavimenti, via San Maccio Notaresco. Info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177. Nel web www.euro-pavimenti.com. Il tempo passa, qualità e tradizione restano. Nori Serramenti, con oltre 40 anni di attività, è in grado di assicurarti esperienza, servizio, sicurezza e qualità nel settore dei serramenti e della carpenteria metallica. Nori Serramenti ti affianca e ti consiglia nella scelta dei prodotti per la tua casa. Nori Serramenti è sinonimo di affidabilità e solidità. Scegli Nori Serramenti, continueremo a crescere insieme. Mi fido di te. Pronostico in bilico per il derby tra Sporting Tullum e Guardia Grele. I padroni di casa, reduci da due KO consecutivi, sono fuori dalla zona playoff, mentre la squadra di Savini, con un poker di vittorie, è tornata a respirare e ora la salvezza non è più un'utopia. I padroni di casa del duo di Jonno Bellessi presentano con un indice a trazione anteriore, con Cavuto e Manno sostenuti da Quintiliani e Daguanno. I Granata rispondono con la coppia d'attacco Dragani contestabile. Dopo una prima fase di equilibrio, mentre Rocco Pagano fa il suo ingresso in tribuna, è Cavuto che prova a sorprendere Rullo al 23esimo, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Partita avara di emozioni forti per il pubblico di casa, che prova a scaldarsi con le giocate sudamericane di Forgione, oggi schierato in mediana. E comunque lo Sporting che prova a fare la partita senza però riuscire a pungere. E una prima frazione piatta con tante interruzioni finisce così a reti inviolate. La ripresa si apre con un assolo di Cavuto che si esaurisce con un tiro sul fondo. Lo Sporting insiste al terzo e pericoloso, prima con Daguan e poi con Quintiliani. Il guardia grele si salva. Più tardi si vede contestabile, ma il suo tiro a salve finisce sul fondo. E all'11esimo gli ospiti passano in vantaggio. Corner di Dragani dalla destra e colpo di testa dell'indisturbato Ruscitti che si insacca alla sinistra di Simone. 1-0 per la squadra di Savini. Sporting vicinissimo al pari al 17esimo, Manno manca l'aggancio sul corner di Forgione. E al 18esimo il guardia grele colpisce ancora in contropiede, questa volta Dragani sfugge al suo marcatore, serve in mezzo contestabile che non può sbagliare e gonfia ancora la rete tollese. 2-0 per gli ospiti. Lo Sporting accusa il colpo ma comincia a premere alla ricerca del gol che riapre la partita. Gol che arriva al 36esimo grazie a Forgione che vede il corridoio per Cavuto che controlla e col mancino trafigge Rullo sul secondo palo. Gara riaperta con gli uomini di Dighionno e Belle che acquistano maggiore fiducia e al 39esimo lo Sporting pareggia il conto grazie ad un regalo della difesa granata che sbaglia il disimpegno. La palla arriva a Manno che solo davanti a Rullo non può sbagliare, gonfia il sacco 2-2. La squadra di casa continua il suo forcing a caccia del successo pieno e nel finale però è Letta a sfiorare il gol con un pallonetto che esce di pochissimo. Non accade più nulla dei 4 minuti di recupero e i commenti negli spogliatoi sono affidati al DS Trovarello e a mister Savini. Diciamo che abbiamo premuto tutta la partita, l'abbiamo tenuti sulla loro tre quarti, loro si sono affacciati pochissime volte e grazie all'abilità di un loro giocatore come Alessio Dragani, che insomma da solo ci faceva un po' tribolare e infatti col sono venuti da un calcio fermo dove magari siamo giovani e dobbiamo crescere e da un'invenzione appunto di Dragani. Per il resto poi il 2-2 ci sta perché comunque li abbiamo messi sotto sul piano del gioco e delle occasioni, magari siamo stati parecchio imprecisi, ma è un po' la storia di tutto l'anno. Noi siamo una squadra che ha giocato molto molto bene a calcio, merito di uno Stefano Belle in più che ci troviamo in carniere, magari l'età giovane, l'anno prossimo vedremo se potremo investire qualcosina di più per riuscire a centrare i playoff e magari fare un campionato più d'avanguardia. Sicuramente abbiamo fatto troppi errori dietro, partita che poi pensavamo già di averla vinta, invece le partite durano fino a quando l'arbitro non fischia, come diceva quel grande allenatore. Siamo stati distratti e qui non puoi mai distrarti, specie una squadra che aggredisce come questa del Tollo, che mette sempre palle dentro e quindi ti tiene sempre nel vivo
l'area di rigore. Noi purtroppo abbiamo sbagliato con le due palle in uscita e abbiamo preso due gol. Dispiace perché con questa vittoria oggi facciamo un gran salto in avanti, una salvezza diretta invece dobbiamo lottare fino all'ultima giornata. Allora, dobbiamo parlare di rappresentativa. Prima però voglio chiedere una cosa a Andrea De Loiso. Il Tollo ha dimostrato come si possa onorare il campionato pur senza avere ormai obiettivi, 45 punti troppo lontani dai playoff, sì. Tranquilli in chiave playout. Dovrebbe essere questa la regolarità da garantire fino alla fine, no Andrea? Sì, anche perché poi tra l'altro si parla di questione di stimoli in questa fase, più che altro, non più che altro di regolarità, più che altro che le società devono continuare a giocare anche senza stimoli. Una squadra come il Tollo, che è in una posizione tranquilla di centro classifica, ha difficoltà a trovare quegli stimoli che invece i giocatori riescono a trovare, portando fino alla termine un'annata che tutto sommato può essere soddisfacente. Vi consenti piuttosto una domanda al mister ieri? Siccome abbiamo visto il servizio della Spallanciano, ecco, siccome si parla tanto del progetto sportivo con i giovani della Spallanciano, quanti giocatori della Spallanciano ci sono? Io volevo ridare questa domanda, però lo metto in imbarazzo, però può rispondere se ce ne sono. No, non è un problema, purtroppo nessuno. Ecco, ma non credo che sia. In questo momento ci sono ragazzi, penso, più pronti di quelli della Spalla. Ragazzi che secondo me devono crescere ancora tanto, anzi va merito alla società, all'allenatore che sta cercando di fare un lavoro grandissimo, perché la qualità di questi ragazzi sicuramente... No, ma io più che altro una domanda del genere ho fatto, non per qualcosa sui risultati della Spallanciano che sono lampanti, cioè solo i due punti conquistati, o sul progetto giovani così chiamato dalla società della Spallanciano, che secondo me è più una situazione di ripiego per la mancanza economica di fondi probabilmente, quindi non è una scelta di un progetto ma è una imposizione, però, diciamo, data dalla situazione attuale. No, mi sorprende la qualità dei giovani che ci sono, perché i giovani ci sono, ma la qualità attualmente forse non c'è in questi giovani. Per una Spallanciano che è stata una delle società più importanti a livello giovanile, tra l'altro nelle passate annate. Io ricordo tanti giocatori usciti dal vivaio della Spallanciano. Sicuramente, bisogna apprezzare sicuramente il coraggio che hanno, perché ci sono anche molti ragazzi, credo, che non hanno mai fatto questa categoria. Quindi, però ripeto, non è facile, perché mettere una squadra composta, credo, dalla maggior parte di tutti i ragazzi, i ragazzini, in un campionato d'eccellenza dove... Forse non avere delle chiocce non le aiutate a crescere. Sicuramente. Allora, Iervese, 30 aprile e 9 marzo, si va in Basilicata, tutte le rappresentative, venerdì presentazione ufficiale, bisogna trovare questi 20 ragazzi da individuare. So che ne avete individuati tanti, quando le convocazioni innanzitutto, ufficiali? Ufficiali penso già dal prossimo, domani ci alleniamo, credo che da venerdì ci saranno i 20 definitivi. Faccio ancora fatica a scegliere i 20 perché purtroppo abbiamo avuto dei grossi problemi per dei ragazzi a livello fisico, perché infortuni... hanno penalizzato la presenza loro nei raduni. Quindi ho ancora qualche dubbio, speriamo di recuperare qualche elemento importante. Raggruppamento a gironi? Il girone è un bel girone. Ma è stato molto fortunato. Quest'anno devo dire che non è sicuramente un girone difficile. Solo ricordare, c'è l'Umbria. Umbria, Veneto e Calabria. E Abruzzo. Come quindi... si presenta l'Abruzzo? Competitivo? L'Abruzzo ha una tradizione alle spalle pesante, no? Io penso che alla fine diremo la nostra. Speriamo di recuperare degli elementi importanti, perché purtroppo è fondamentale sì l'organizzazione di gioco, ma è importante anche la qualità del diventa singolo. Determinante. Noi abbiamo incontrato già il Veneto allo spareggio della UEFA Cup di febbraio, credo, marzo, sì. Non mi ricordo il periodo. E lì abbiamo incontrato che una regione veramente messa bene sia a livello tecnico che a livello agonistico. Quindi sono contento che è capitato il Veneto, perché veramente può essere una bella rivincita. Speriamo di arrivarci bene. Crisante, anche per i giovanissimi la selezione non è stata facile, anzi forse lì il numero cresce ulteriormente, no? Diventa quasi un'impresa individuarne anche in quel caso 20. Sì, è un'avventura che inizia a settembre con l'inizio dei campionati, si va in giro a vedere un po' tutte le partite, tutte le società, tutte le squadre,
Si cominciano con i primi raduni con 40-50 ragazzi, poi piano piano si fa selezione. Alla fine penso di aver visto sui 120-130 ragazzi di tutte le società in Abruzzo. Da un lato questo è bello perché comunque si dà la possibilità a tutte le società, a tutti i ragazzi di partecipare a questo percorso della selezione della rappresentativa regionale. E poi loro già lo sanno perché poi comunque gli si viene detto, alla fine 20 possono andare a rappresentare l'Abruzzo al torneo delle regioni. Noi una scelta comunque la dobbiamo fare lungo questo percorso, comunque per chi è venuto nei raduni delle rappresentative comunque è stata anche comunque un'esperienza positiva, si ha la possibilità di confrontarsi con i migliori in Abruzzo, si stringono anche delle amicizie, io so che magari poi su Facebook si sentono fra di loro. E questo è importante, soprattutto a quell'età, no? Sì, ma a parte hanno 14 anni, quindi sono all'inizio di un percorso. Quindi loro non si devono sentire né arrivati perché stanno in rappresentativa e neanche bocciati in un'altezza della situazione perché magari non vengono scelti tra i 20. Questo lo ridico ogni volta perché è un'età un po' particolare, quindi bisogna stare anche attenti a non illudere, non disilludere i ragazzi, quindi bisogna stare attenti anche a parlargli e spiegargli le cose. È un percorso. Prima partita per voi? Noi giochiamo la prima lunedì, 2 aprile. Sì, giochiamo la prima lunedì 2, è un girone difficile, come diceva Mister Iervese qui. Il torneo delle regioni sono 3 partite, il girone eliminatorio sono 3 partite, è importante la prima, bisogna avere anche un pizzico di fortuna. E quindi al di là di questo poi vabbè, magari ne parleremo, l'esperienza che comunque vanno a fare questi ragazzi è comunque bella, comunque è importante, che ricordo che rimane è significativo, e questa è la prima cosa. Poi se oltre a questo vengono anche dei bei risultati come è successo in questi ultimi 2 anni con la vittoria di 2 anni fa del Juniors e la finale persa purtroppo con gli allievi come da Misti Iervese, se vengono anche i risultati ancora sicuramente ancora chi più va meno. Più avanti tra Iervese e Crisante con la sua squadra? Facciamo la scommessa qui? Io faccio no, il tifo per lui, io faccio il tifo per lui. Speriamo tutti e due. Speriamo tutti e due. Pure con gli allievi che sì, infatti, Aielli che veramente c'ha un bel voi gruppo. Voi partirete tutti insieme per la Basilicata oppure a Scaglioni il gruppo partirà? No, partiamo tutti insieme. Tutti insieme. Dirigenti, accompagnatori, tutto lo staff. Tutta sì, la ragazzi, io vi faccio l'in bocca al lupo. Crepi. C'è in bocca al lupo a voi e soprattutto a coloro che sono a casa che dovranno rappresentare l'Abruzzo. E l'obiettivo, l'ho detto 2 anni fa quando ci fu quella vittoria, c'era il consigliere Di Carlo, ci rivediamo qui a trionfare, è andata bene. Di Carlo l'ha presa in parola, stasera non c'è, magari ci ascoltano anche gli altri dirigenti. Noi se una di queste squadre riuscirà a vincere saremo davvero ben felici di ospitarli qui in studio, insomma, per festeggiare il trofeo in bella vista. A questo punto poi ascolteremo magari la parte finale, diremo quali saranno proprio gli impegni. 0-0 l'intervallo Juventus-Inter. Ludovica, io per voi un libro aperto oggi con Marco Villa. Allora Marco, l'anno scorso con ben 18 reti hai dato un contributo fondamentale alla promozione del San Nicolò. Come mai poi quest'anno a dicembre il presidente Di Giovanni ti ha lasciato libero? Non lo so, non so rispondere, non voglio nemmeno tornare. Adesso il presidente, il Mosciano Calcio, ci penso a salvarmi insieme con la squadra. Ecco, il presidente Di Giovanni è stato ospite nella trasmissione Presto Presto, in cui ha dichiarato proprio nei nostri studi che a dicembre ha lasciato liberi i giocatori sì più significativi, ma anche quelli che avevano i rimborsi più onerosi. Sei d'accordo con questa politica del presidente? Non lo so, non so i rimborsi di altri ragazzi e non mi interessa nemmeno. Questa è stata una scelta della società, va bene così in Italia. Purtroppo questo fa parte del calcio, solo in tutto il mondo, mi sa solo l'Italia fa questa eccezione che si firma un contratto annuale, però a novembre poi cambiano idea e uno viene insomma non cacciato, però
la porta si apre. Ecco, hai parlato di questa situazione in Italia, perché lo ricordiamo, tu sei italo-tedesco e hai giocato per ben 5 anni nella Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Che differenze ci sono fra questi due mondi, fra il calcio tedesco e quello italiano, secondo te? Difficile paragonare, perché lì ho giocato sempre, come dicevi prima, nella Bundesliga. Adesso qui, se mi trovo in eccellenza o in Serie D mi sono trovato, allora è un campionato non professionistico, allora non voglio nemmeno paragonare un calcio con l'altro. Sicuramente i tedeschi sappiamo che a livello di organizzazione sono messi benissimo, l'Italia vive più il calcio anche dal lunedì fino alla domenica, non è la stessa cosa in Germania. Che ricordi hai, i ricordi più belli del periodo passato in Germania? Ma giocare davanti a tante persone, tanti tifosi, è sempre bello. Giocare a Wembley, ho potuto giocare con l'Under 15 contro l'Inghilterra, Germania-Inghilterra, a Wembley, è un ricordo bellissimo. Giocare in Coppa UEFA, bello, giocare davanti a 80.000 a Dortmund, bellissimo, cioè, però anche adesso mi piace sempre il calcio, sempre di più, perché so che non, cioè, gli anni passano e mi sono rimasti pochi, i stimoli ce l'ho ancora, perciò vorrei giocare un altro anno. Certo. Come mai poi il passaggio in Italia, che è avvenuto con l'Arezzo in serie C, giusto? Sì, giusto. Conoscevo il direttore, mi guardava quando giocavo in Germania, mi ha fatto la telefonata, è un'esperienza in Italia, l'ho voluto sempre fare e niente, sono capitato lì. Poi in realtà sei rimasto a lungo in Italia. Sì. Hai anche avuto un'esperienza all'Aquila proprio nel 2009, l'anno del terremoto. Cosa ha significato per te vivere quel periodo in quella squadra? Era una situazione delicata, difficilissima. Vedere i tifosi, vedere una città in ginocchio, tuttora mi mancano le parole. Cioè, so che la gente soffre ancora, non è stata recuperata tutta la città, purtroppo il centro storico, e questo mi dispiace per la gente che ha perso casa, che non riesce a trovare la vita di prima. Hai vinto anche un campionato in Serie D con la Testa Val di Sangro. E questa è l'esperienza più bella del tuo periodo in Italia? No, sono stato fortunato, ho potuto vincere anche con l'Arezzo, anche con l'Aquila. L'anno scorso con San Nicolò, qualsiasi esperienza è stata bella, non lo voglio dire che quella Val di Sangro è stata più bella dell'Aquila. C'è una promozione che ti ha lasciato più emozione delle altre? No, sinceramente no. No, non c'è. Allora, per chiudere, ecco, vorrei aprire una parentesi forse un po' triste. È vero che tu eri il migliore amico di Henke, il difensore tedesco che si suicidò tragicamente nel 2009? Sì, faceva il portiere della Hannover all'epoca e anche della Nazionale. Sì, sono stato il migliore amico e anche questo è capitato nel 2009, perciò vorrei cancellare quell'anno, però non si può. Che riflessioni hai fatto a seguito di questa esperienza? E anche in relazione al fatto, appunto, che tu l'hai conosciuto così bene. Noi spesso anche il mondo del calcio da fuori sembra, insomma, luccicare, invece poi succedono anche queste esperienze purtroppo non piacevoli. Come mai, secondo te? Siccome ho potuto parlare tante volte di lui, anche della sua situazione personale a livello psicologico, anche sapevo quanto soffriva anche la pressione del mondo del calcio. So anche in Italia che la pressione aumenta sempre di più e non è facile per un ragazzo di 19, 20 o 25 anni di reggere sta pressione, nonostante il linguaggio che ci hanno i ragazzi, ma lo sappiamo, è una frase fatta, ma i soldi non è tutto nella vita. E lì adesso sto collaborando con l'AIC tedesca di sviluppare pure una cosa, insomma, di aiutare i ragazzi durante e dopo la carriera. E questo mi farebbe piacere pure se nasce qualcosa in Italia del genere.
È una bellissima esperienza e noi ci auguriamo che in Italia possa nascere qualcosa del genere. Grazie mille Marco per la tua disponibilità, per esserti aperto ai nostri microfoni, e la prossima Grazie. Intervista è domenica prossima con Io per voi, un libro aperto. Io ringrazio Marco Villa, perché poi si parla naturalmente di arbitri, si commentano le partite, le moviola, ma poi i valori anche nello sport sono davvero altri, e lui questa sera ce li ha ricordati in questa intervista. Prossimi due servizi relativo alle due gare, quella del Castel di Sangro che batte il Montorio per 1-0, Massimo Damario e Tommaso D'Alonso, e poi la partita del Sulmona. Il Sulmona ha vinto per 1-0 contro il Casale in Contrada, ma Casale in Contrada molto arrabbiato per le decisioni arbitrali. Ci raccontano com'è andata Giulio Misticone e Fabio Bucciarelli. Come with me. Il tempo passa, qualità e tradizione restano. Nori Serramenti, con oltre 40 anni di attività, è in grado di assicurarti esperienza, servizio, sicurezza e qualità nel settore dei serramenti e della carpenteria metallica. Nori Serramenti ti affianca e ti consiglia nella scelta dei prodotti per la tua casa. Nori Serramenti è sinonimo di affidabilità e solidità. Scegli Nori Serramenti. Continueremo a crescere insieme. Mi fido di te. Eurocolor, un grande showroom pieno di colori, ricco di promozioni, con spazi dedicati a illuminazione, pavimenti, complementi d'arredo, decorazione, tutto quello che serve per soddisfare piccoli clienti e grandi professionisti. A Lanciano, zona industriale, www.eurocolorlanciano.it. Eurocolor Decor Center, il tocco che decora il tuo spazio. Con il minimo scarto, il Castel di Sangro si aggiudica la sfida del Patini contro il più quotato Montorio e conquista tre punti importanti, soprattutto per il morale in ottica play-out. Prima della gara viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Giuseppe Antonucci, il presidente per la Curva Nord giallorossa, storica figura del tifo sangrino scomparso in settimana. Scatena, squalificato in panchina Va Di Bartolomeo, si affida in avanti a Bove, supportato da Diallo e Petrocelli, mentre Di Luigi, Out Cosmi e Palombizio per squalifica, schiera la coppia d'attacco Valbonesi-Pigliacelli con Marano e Francia a spingere sulle fasce nel collaudato 4-4-2. Il match inizia al piccolo trotto e mantiene ritmi decisamente bassi per tutta la prima mezz'ora di gioco, nella quale a farla da padrone sono gli sbadigli degli spettatori sugli spalti. Ci si aspetta qualcosa di più dal Montorio, ma i padroni di casa nelle retrovie non rischiano praticamente nulla e l'estremo leone deve limitarsi all'ordinaria amministrazione. Per vedere la prima vera palla gol del match bisogna aspettare il 31esimo. Pigliacelli va via sulla destra e la mette per Ruscioli, che non tocca. Il pallone arriva a Francia sul secondo palo, il quale batte di prima intenzione, ma l'estremo di casa è bravo e fortunato ed il Castello si salva. 34esimo, Di Luigi perde Marano per infortunio, al suo posto inserisce Di Carlo, il quale un minuto dopo è subito protagonista. Ottima azione corale dei gialloneri con il pallone che va da sinistra a destra, dove Di Carlo è libero di calciare. Leone si supera e sfodera un perentorio colpo di Reni, che tiene indenne la sua porta. Ospiti ancora pericolosi al 43esimo, con Pigliacelli, la cui incornata chiama Leone alla parata plastica. Sembra finita qui la prima frazione, ma al 47esimo il piazzato di D'Aloisio attraversa tutta l'area dei montoriesi, che rimangono fermi, e per Diallo è fin troppo facile mettere dentro il pallone del gol vittoria. Difficile valutare la posizione di Diallo con le nostre immagini. Nella circostanza comunque sono timide le proteste di Di Giulio e compagni per la posizione di Diallo ritenuti in offside. Ad inizio ripresa, Di Bartolomeo richiama uno spento Bove e inserisce Cerasuolo, il quale all'ottavo ha la palla del raddoppio. Ottimamente servito da Campanella, anche se in sospetta posizione di offside, si ritrova tu per tu con Arduini, ma pressato spedisce a lato, fallendo la clamorosa occasione. All'11esimo Di Luigi richiama Pigliacelli ed inserisce Nallira, spostando Bucciarelli in mediana e Di Carlo a fianco di Valbonesi in avanti, ma i gialloneri non sono mai pericolosi dalle parti di Leone, anzi rischiano ancora grosso al 26esimo. In situazione di ripartenza Cerasuolo se ne va sulla sinistra e mette dentro un ottimo pallone per Diallo, il quale rientra su sinistro e batte a rete, ma debole il centrale. Arduini blocca a terra. Il finale per il Castello però è thrilling. 33esimo, Montorio vicino al pareggio, su cross di Bucciarelli dalla sinistra, gli avanti ospiti si avventano sulla sfera, ma il palo salva il Castello. 36esimo, D'Aloisio rimedia il secondo giallo e viene mandato anzitempo sotto la doccia, Castel di Sangro in 10. 60 secondi ed il Montorio sfiora nuovamente l'1-1 con Francia, che va al faccia a faccia con Leone, il quale ancora una volta nega il gol ai gialloneri.
39esimo, ripartenza del Castello con Cerasuolo, il quale entra in aria e finisce a terra. Per il direttore di gara è simulazione, quindi giallo per l'attaccante Sangrino, il quale rimane a terra, arriva nei soccorsi mentre scatena dagli spalti, ordina il cambio proprio di Cerasuolo con Del Signore, ma la lavagna non c'è, l'attaccante giallorosso si toglie la maglia in campo e Feliciani di Teramo gli va a sventolare il secondo giallo con conseguente rosso. Vibranti nella circostanza le proteste dei padroni di casa, ma a nulla valgono, Castello in 9. Il Montorio si riversa in massa in avanti, ma i giallorossi si difendono con ordine, senza rischiare praticamente nulla, e dopo 5 minuti di recupero possono esultare per il ritorno alla vittoria. Nel dopogara Di Luigi è conscio della prestazione sottotono da parte dei suoi, ma punta il dito contro il direttore di gara per il gol di Diallo, mentre in casa Castello mister Scatena è raggiante per la vittoria, pur riconoscendo i meriti del Montorio. Non è stata una buona partita da parte nostra, però sicuramente non voglio prendere nessuna scusa, però andate a rivedervi il gol che ha fatto il Castel di Sangro. A me dalla panchina è parso nettamente in fuorigioco. È normale che non si può regalare un gol, era finito il primo tempo, sicuramente andavamo a riposo sullo 0-0, il secondo tempo sarebbe stata sicuramente un'altra partita. Anche, ripeto, ci tengo a dire che comunque noi non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, è la seconda volta che ci capita questa qui, è normale che dopo puoi anche pagarla. È arrivata la vittoria, devo dire, faccio i complimenti comunque al Montorio che sta facendo un gran campionato, anche al suo mister. Il primo tempo effettivamente di passare in vantaggio non lo meritavamo, questa è la prima volta, avevamo fatto 3 partite, meritavamo di fare 9 punti e abbiamo preso. Eurocolor, un grande showroom pieno di colori, ricco di promozioni, con spazi dedicati a illuminazione, pavimenti, complementi d'arredo, decorazione, tutto quello che serve per soddisfare piccoli clienti e grandi professionisti. A Lanciano, zona industriale, www.eurocolorlanciano.it. Eurocolor Decor Center, il tocco che decora il tuo spazio. Bonville Sportswear, uomo donna, Viale Benedetto Croce 142, a Chieti Scalo. Bonville, vetrine di moda, a Chieti. Con un lampo di Genova al quarto d'ora del primo tempo, il Sulmona si rilancia in zona playoff. 3 punti che fanno morale per gli ovidiani, ancora le prese con la perdurante querela societaria, nella quale sono da rintracciare le motivazioni degli addii dell'ungherese Balint e del talentuoso Pizzi, oltre che di Masiello. Mister Cammarata costretto quindi a riordinare la squadra con Lander Sablone e di Genova in attacco, mentre dall'altra parte Zuccarini si affida al collaudato Antignani, spalleggiato da Lolli con Coccione, a incidere sul lato destro della linea mediana. In avvio sono gli ospiti a proporsi in avanti con un'azione in ripartenza nella quale Antignani non riesce a impegnare più di tanto Meo. Ancora il puntero rossoblu prova a farsi pericoloso senza ottenere gli effetti sperati. Sulmona accorto ma pronto a mordere con Di Genova, bravo a trovare tempo, forza e precisione giusta per sorprendere Pompei. 1-0 e strada in discesa per i biancorossi. Proteste ospiti al 22esimo, Marini va giù in area sull'intervento scomposto di Pelusi, giudicato però regolare dall'arbitro. Poco dopo il Sulmona sfiora il raddoppio e bravo Pompei ad alzare sulla traversa la conclusione di Iaboni. Alla mezz'ora è ancora il Casale a rendersi insidioso con un calcio piazzato di Antignani che timbra il palo alla sinistra di Meo. Sul finire del primo tempo a reclamare il rigore è anche il Sulmona per un tocco di braccio di Felice all'interno dell'area ospite, ma per Paolucci Lanciano è ancora tutto ok. Il tentativo in velocità di Pelusi è l'ultima occasione prima dell'intervallo, durante il quale Zuccarini opera il primo cambio inserendo Montanaro al posto di Lolli. Casale in avanti alla ricerca del pari, di contro il Sulmona chiude ogni varco con le due squadre rimaste in 10 uomini, quando al 56esimo il primo assistente di linea richiama l'attenzione del direttore di gara che estrae il rosso diretto all'indirizzo di Di Genova e Costantini, espulsi per reciproche scorrettezze, quindi ancora cambi. Nel Casale Vespucci subentra Stafon, mentre nel Sulmona prima Virtuoso rileva Sablone e poi Ciccotti sostituisce Pelusi. Finale emozionante, al 90esimo l'under Virtuoso fallisce il colpo del KO e in pieno recupero Vespucci va vicinissimo a un pari rincorso in vano e rossoblu che col tecnico Zuccarini recriminano sull'operato del direttore di gara. Una partita assolutamente vissuta sugli episodi, dove abbiamo subito una sola palla gol e abbiamo appunto preso gol. Subito dopo, penso che le immagini mi possano dar ragione, un rigore solare con relativa eventuale espulsione non concesso. Ci tengo a ribadire questo perché siamo in un momento fondamentale del nostro campionato. È ovvio che gli animi sono tesi e quando vedo un assistente
annuire e dire assolutamente è rigore all'arbitro e l'arbitro nega questo rigore espulsione, rimango assolutamente interdetto a queste scelte arbitrali. Comunque andiamo avanti, siamo ancora nella bagarre, vedremo di ritirarci su il prima possibile. Soddisfazione invece in casa Sulmona nell'auspicio di tempi migliori a livello societario per continuare la rincorsa alla Serie D. Parola al direttore sportivo Di Antonio. Siamo scesi in campo per riportare il risultato, si è visto, i ragazzi sono stati determinati, sono stati incisivi e poi mancano diverse pedine, quindi abbiamo avuto anche un po' qualche difficoltà, però il risultato l'abbiamo portato a casa. Oggi era una partita molto difficile, il mister l'ha preparata bene, i ragazzi hanno capito che oggi si doveva portare a casa il risultato, poi abbiamo fatto fare l'esordio a 2-3 giocatori, quindi più di questo non possiamo fare in questo momento. È la squadra che motiva chi dovrebbe intervenire o il contrario? Ma diciamo che senza entrare nel merito del discorso, vogliamo rimanere agganciati ai play-off, perché c'è anche la possibilità di salire direttamente nella fase si può evitare la fase nazionale, mi sembra. Vediamo quello che succede. Dai, la squadra io penso che oggi ha dimostrato che noi ci possiamo stare lì anche senza alcuni giocatori. Quindi al momento godiamoci la vittoria, poi vediamo quello che succede in settimana. E insomma, non è facile lavorare in queste condizioni, onore ai ragazzi del Sulmona, anche se è giusto ricordarlo, mi piace farlo perché il Casale Incontrade ha uno stile davvero che contraddistingue questa società, ci sono state proteste, lo stesso presidente Zappacosta ci ha pregato di rimarcare come il Casale Incontrade da diverse settimane si sente penalizzato dai direttori di gara. In quel frangente, aggiungiamo noi qualcosa, il nostro collega Giulio Misticone ci ha detto chiaramente: il rigore dalla mia posizione è apparso netto, le immagini non rendono giustizia all'episodio, perché comunque lo sappiamo, c'è una sola telecamera, si cerca di fare il massimo, anche se a giudizio dello stesso giornalista Super Parte il rigore non concesso al Casale era assolutamente netto ed evidente. Questo naturalmente non toglie nulla al Sulmona, è la bella prova offerta, così come la bella prova offerta dal Castellisangro, anche se il Montorio probabilmente avrebbe meritato qualcosina di più. Ludovica, abbiamo l'ultimo servizio da vedere, poi tanta moviola, vero? Sì, l'ultimo servizio di eccellenza è relativo alla gara fra San Salvo e Vasto Marina, terminata 1-2 con la rete di Marroncelli per il San Salvo e l'autogol di Ciarlariello e la rete di Martelli per il Vasto. Per noi sul campo c'era Antonio Calabrese. Come with me. Domo Clima, rivenditore materiale idrico termico, condizionatori, trattamento acque, termostufe, termocamini, rubinetterie delle migliori marche. Domo Clima. Caldo, freddo, acqua, aria. Domo Clima. A Giulianova in via Galilei e a Nepezzano, località Piano Daccio, via Salvo d'Acquisto. Per anni, giorno dopo giorno, abbiamo dato ascolto alle vostre esigenze. Ci siamo presi cura di voi e delle vostre idee. Le abbiamo realizzate per darvi sicurezza. Vi abbiamo fornito le basi per vivere sempre con un pieno di energia. Dimostrato che si può persino salire e scendere tra le nuvole e rifugiarvi in luoghi da sogno. E poi, unendo le nostre forze, vi abbiamo dato la possibilità di guardare il mondo secondo altre prospettive. DGL è a Basciano, Contrada Salara di Zampitto. Anche se il loro cammino non è sempre stato sotto le luci della ribalta, visti i rispettivi ruolini di marcia al di sotto delle aspettative, il derby tra San Salvo e Vasto Marina rappresenta pur sempre uno di quegli appuntamenti in calendario ai quali i tifosi più accaniti non può saltare, non fosse altro per la vicinanza geografica dei due centri unita alla forte rivalità sportiva, per due realtà che in verità non sempre hanno avuto modo di mettersi a confronto nello stesso campionato. Se il San Salvo cerca il quarto risultato utile consecutivo per mettersi al riparo da brutte sorprese, il Vasto Marina, privo degli acciaccati Vicentini e Soria, vuole cancellare al più presto
presto il tonfo interno col Francavilla e rientrare in corsa per la pro dei playoff approfittando del KO dell'Alba Adriatica nell'anticipo di campionato. L'importanza della posta in palio mette il freno alle due contendenti, insipide nelle rispettive tre quarti e poco propositive. Sta di fatto che nella prima mezz'ora i due portieri saranno praticamente inoperosi con il Tacquino che annota un paio di proteste dell'11 di casa. Da prima è il 23esimo per una spinta malandrina di De Curtis su Di Pietro a ridosso del limite d'aria e per un fuorigioco dubbio sbandierato a Marinelli dall'assistente di linea. L'inerzia del derby si spegne al minuto 39 quando i vastesi rimangono in 10 a causa del rosso rimediato da Manzi, sanzionato dal signor Mastro Giuseppe di Sulmona, che ravvisa il fallo da ultimo uomo del 6 biancorosso ai danni di Marinelli. Quest'ultimo finisce a terra in piena area avversaria, ma il fallo, come si evince dalle immagini, inizia molto prima. Giusta quindi la decisione del direttore di gara. Sul piazzato che ne consegue, Marroncelli infila la barba, illudendo probabilmente i propri sostenitori che già pregustano una goleada verso i cugini ridotti in 10. E invece il Vasto Marina non si cruccia affatto dell'uomo in meno e nel giro di qualche minuto si rimette in carreggiata. È il 45esimo infatti quando avvantaggiato e Cimo Aziz scambiano velocemente, quest'ultimo smista su Galasso, diagonale di quest'ultimo, pallone che termina sulla schiena di Ciarlariello, decisivo il tocco involontario di quest'ultimo che mette fuori causa il proprio portiere. Si va dunque al riposo sul risultato di perfetta parità. Al rientro in campo ci si attende un San Salvo arrembante, non fosse altro per l'indubbio vantaggio che teoricamente è rappresentato dall'uomo in più. Teoricamente appunto, perché se l'11 di casa apre bene con il tentativo di Crisci bloccato in due tempi dalla barba, sono i biancorossi ad essere più aggressivi e intraprendenti in avanti. Al 14esimo ci prova a Luongo dal limite d'area, il suo piatto in corsa si spegne di un niente al lato. Più devastante indubbiamente l'incursione devastese al 16esimo, che frutta un tiro dalla bandierina sui cui sviluppi Martelli è il più lesto di tutti per indirizzare il pallone alle spalle del malcapitato ritorno. Il Davide Bucci ammutolisce, anche se subito dopo torna a sostenere i propri beniamini a caccia del pareggio. La girandola di cambio operata da Nicola Marcello non produce a conti fatti dei benefici apprezzabili. Al 36esimo in ogni caso si registrano le nuove proteste dei sansalvesi per un intervento falloso di De Curtis ai danni del neoentrato Cardarella. Se i padroni di casa invocano il penalty e il rosso per il 2 vastese, il signor Mastro Giuseppe non è dello stesso avviso e dopo aver consultato anche il suo assistente di linea assegna il piazzato dal limite ai padroni di casa. Marroncelli si incarica nuovamente dell'esecuzione, ma stavolta gli esiti non soddisfano le aspettative. La barba riduce la sfera a più miti pretese. Prima del rompete le righe annotiamo la nuova percussione vastese con Luongo, attento nell'occasione ritorno, e l'ultimo acuto sansalvese in influente con Maranzano che spedisce abbondantemente al lato. Siamo stati fortunati a trovarci con l'uomo in più a fine del primo tempo e anche con l'1-0. Purtroppo non siamo stati bravi almeno da rientrare negli spogliatoi all'intervallo con il vantaggio. Abbiamo preso questo gol, il pareggio loro su una deviazione e poi niente, il secondo tempo loro con l'uomo in più hanno giocato di più, hanno giocato più del San Salvo, della nostra squadra. Sicuramente oggi l'espulsione ha cambiato tutto il volto della gara, perché siamo stati costretti a muoverci in maniera diversa, quindi sono saltati i piani che avevamo preparato, però tutto sommato la squadra è stata sempre in partita e ha cercato di vincere. Eccoci in studio, Andrea De Aloisio, Vasto Marina che a questo punto ci crede e in lotta la rimonta c'è stata. Sì, una squadra candidata alla vittoria finale all'inizio, no? Ci crede perché a 4 punti dal Sulmona e il 14 aprile in anticipo televisivo su TV6 sarà l'ultimo anticipo proprio di questa stagione per la stagione regolare. Ci sarà proprio lo scontro diretto a Vasto tra Vasto e Sulmona, con la concreta possibilità del Vasto Marina di potersi giocare le possibilità per poter rientrare nel discorso playoff agguantando la quarta piazza proprio ai danni del Sulmona. Insomma, sarà un bel anticipo televisivo. Abbiamo diversi sms e la moviola da commentare, oltre a me, oltre ovviamente ai voti agli arbitri. Leggiamo gli sms prima. Un grosso elogio ai ragazzi del Castello che contro tutto e tutti, giornalisti compresi, i giornalisti ci si mettono sempre, lottano ogni domenica per una maglia gloriosa. Oggi finalmente un po' di giustizia dopo tanta sfortuna e una classifica un po' bugiarda. Comunque non molleremo mai. Rob ci scrive, facciamo i complimenti a Castel di Sangro perché insomma è una vittoria pesante in chiave salvezza. Andiamo avanti, grande Tossicia, meritata vittoria, grande mister Barini, bravi i ragazzi. Ed ancora, complimenti al Tossicia che ha vinto. Grande Iachini, le do una mano anch'io.
Vabbè, a rompere il viso a qualche arbitro, qui la prendiamo con ironia questa della tifosa. Un presidente di una squadra di calcio pubblicamente vorrebbe rompere il naso all'arbitro e nessuno ne prende distanze? Sono questi i valori del calcio? In questo ambiente dovrei far praticare sport a mio figlio? Assolutamente, il telespettatore ha ragione, riflettevamo prima nei fuori onda, abbiamo parlato di dichiarazioni a caldo, sì, naturalmente quello forti, che ha detto Iachini è assolutamente da condannare, sono d'accordo. Ma perché avete tagliato l'intervista del mister del Castello? Allora è vero che non ci potete vedere, addirittura un po' più di professionalità. Caro telespettatore, stia tranquillo, le società tutte 18 per noi sono assolutamente tutte uguali. Probabilmente se l'intervista dell'allenatore del Castello è stata tagliata c'è stato un problema tecnico che è dipeso da una scelta fatta dai nostri due colleghi. Ma anche di peraltro, minutaggio, perché un servizio due professionisti non può essere eterno. Molto seri e rispettabili. Abbiamo diversi sms che sono finiti, davvero tanti. Abbiamo la moviola però da commentare. Il primo episodio relativo ad Alba Pineto, il presunto fallo di mano sul gol del Pineto. Guardiamo un po', in effetti c'è il tocco. Chi era l'arbitro, Ludovica? Miccoli di Lanciano. Qui mi sembra che lui si porta avanti Villa. Il pallone. Sì, sembra sì, anche se forse è coperto dal giocatore. Forse l'arbitro si è coperto questa posizione. Era coperto dal giocatore. Non sì, l'ha visto. Perciò l'Alba si lamentava, sì, insomma, il tocco c'è. È molto evidente, sì, sbaglia qui il direttore di gara. E andiamo a Castel di Sangro, le proteste del Montorio, gol del Castello, ci sono proteste del Montorio per posizione di offside. Ripeto, sul fuorigioco è sempre difficile vedere, perché bisognerebbe vedere il momento in cui parte la palla e avere un'altra telecamera che sta inquadrando al centro dell'area. In questo caso possiamo solo intuire, certo il giocatore che colpisce è molto molto avanti, però non so, Crisante? Beh, io ho guardato la posizione del guardalinee che è perfettamente in linea, guarda la palla e guarda i giocatori. Se guardate la posizione del guardalinee è la lui più, chi più di lui? Chi più di lui? Noi, francamente, la posizione è giusta, guarda la palla e guarda subito in mezzo all'area, quindi noi da queste immagini oggettivamente per noi è impossibile. Giusto okay. Quello che dice Crisante, c'è un collaboratore che deve far quello. Colonia Paese, la partita Colonia Paese Capistrello, un calcio di rigore reclamato dal Colonia. L'arbitro, qui se non sbaglio, chi è Zecchino? Qui sì. Andrea viene data l'espulsione? Sì, viene data l'espulsione diretta. Viene espulso al giocatore. Sì. Del Capistrello? Però viene data soltanto rimessa laterale al Colonia perché il fallo probabilmente è accaduto a gioco fermo del direttore di gara, a gioco fermo. Il contatto è in gioco, cioè quel contatto lì c'è sicuramente mentre qui si sta giocando. Sì, guarda il pallone lì e c'è la battuta del corner, quindi si sta giocando. L'arbitro qui non fischia, la palla va fuori, a quel punto fischia e va direttamente verso il giocatore. Attenzione, o è successo qualcosa dopo, oppure ha preso un abbaglio di direttore. Se torniamo un attimo, non so, magari ce lo facciamo successivamente. Torniamo un attimo indietro perché mi è sembrato di vedere un colpo di un giocatore che mi è dato quando è già a terra. Se sì. Ci facciamo caso. Sempre in gioco, però, naturalmente, sempre con la palla. Guardiamo in gioco. Un attimo. Magari ecco qui se si può andare indietro, un pochettino indietro, il nostro Jacopo stasera gli facciamo fare, diciamo così, gli straordinari, perché il direttore di gara va lì ancora prima, però sì, la palla in realtà era ancora in gioco. Era ancora in gioco. La palla, quando praticamente ricade, c'è un giocatore che cade, purtroppo non... Andiamo proprio all'episodio sulla battuta. Facciamo rivedere l'episodio, sì. Guarda, chiedo al nostro Jacopo Forcella, insomma gli chiedo... Eccolo lì. Guardate un po', quando poi a terra l'arbitro sta guardando in area di rigore... È difficilissimo riuscire a cogliere. Successivamente lo vediamo anche ravvicinato. Se facciamo scorrere le immagini ci sarà anche la ripresa ravvicinata. Qui l'arbitro ha espulso il giocatore che, sì. Va via dal campo, il numero 6 della formazione. Qui adesso, se guardate per terra, ecco si vede, sì. Guardate un attimo qui, ecco. Guardate un po'. Ma è in gioco, avete visto la palla dove visto? Stava? L'abbiamo è visto. Battuta del corner, si è visto. In gioco. Si è, visto, si è visto questo cazzotto praticamente. Cioè certo, la palla però... Non era uscita ancora. Assolutamente no, è la battuta del corner, si vedeva pure. La prossimo episodio, l'episodio di Francavilla. In quel caso quindi l'arbitro ha fatto bene Spelle, ma doveva dare rigore. E quindi è stato l'errore. Francavilla, calcio di rigore non concesso, o meglio reclamato dalla Francavilla. Andiamo a vedere per probabilmente un tocco con la mano. Chi era l'arbitro, Ludovica? Rubino di Molitarno. Rubino che prima ci ha fatto disperare. Attenzione, Juventus in vantaggio con Caceres nel frattempo. È una notizia per i tifosi della Juventus, non per quelli dell'Inter. Andiamo a vedere, Ghervese, qui cosa riusciamo a cogliere? Praticamente poco o nulla. È difficilissimo. Per questo episodio. Vediamo il prossimo, invece un calcio di rigore reclamato dalla Rosetana. C'è questa mano che blocca. Certo, il giocatore accentua un po', Ghervese, o no? Ma... Non viene dato il calcio di rigore. Villa? Difficile. Nemmeno io l'avrei dato.
L'avresti dato? No. No. Crisante? Beh, un po' si lascia andare il giocatore, il guardarini è lì vicino, io mi riferisco sempre al collaboratore. Ci affidiamo sempre a lui. Perché francamente il giocatore sicuramente rientra e si lascia andare, però non so se c'è comunque un tocco. Accentua molto. Un calcio di rigore invece, andiamo a Mosciano, l'arbitro del signor Costantino che sequestra i documenti. Eccolo qui, il calcio di rigore è questo dato alla Miternina. Fallo di mano. Qui l'arbitro è sul molto vicino, vediamo un po'. Proviamo a rivedere, guardate un po' il tocco con la mano. Eccolo lì. Sì. Il braccio è staccato dal corpo. Il braccio è molto staccato, Villa. Sì, sì, va bene. Si può dare, c'è stata entrata scomposta il rigore. Ci sta, il rigore ci può stare il ricalcio di rigore. Andiamo adesso invece a Sulmona. Qui Giulio Misticone ci specifica che il rigore è netto dalla sua posizione, non purtroppo dalle immagini. Ludovica, chi è l'arbitro? Paolucci di Lanciano. Rigore reclamato dal Casale in contrada. Purtroppo le immagini sono molto molto veloci, lo stiamo rivedendo, il Casale è imbestialito in quell'occasione, c'è addirittura poi l'ammonizione per proteste, questo poi fa parte naturalmente del gioco. Possiamo rivederlo rapidamente, se è possibile questo episodio, eccolo qui, ma ripeto, Crisante, vogliamo azzardare, anche se poi... Lo chiedete sempre a me però. Va bene, allora proviamo da Luisa. Non è facile. Qui è coperto da giocatore, ecco, sembra un braccio da dietro. Sembra un braccio galeotto. Sì. Villa? Sì, sembra un braccio allargato che tiene. Visto la da qui sembra abbastanza preoccupante. Poi c'è un calcio di rigore invece reclamato dal Sulmona, in questa occasione andiamolo a vedere insieme, anche in questo caso, per un tocco con la mano. Onestamente mi sento di dire che non mi sembra ci sia rigore. Vediamo un po', Villa? Ah, però insomma lui allontana leggermente la mano. Però si sta girando. Si sta girando. Insomma, assolutamente no. Dovrebbe esserci un ultimo episodio relativo alla partita del San Salvo. Ci sono alcuni episodi relativi alla gara della Spallanciano. Qui questo calcio di punizione inizia fuori, il fallo inizia fuori area, viene concesso il fallo, guardate un po', è evidente, l'espulsione. Sì. Poi sembra giusta. E poi segnerà. Vede bene l'arbitro. Ludovica, chi era? Mastro Giuseppe di Sulmona. Ha visto bene? Sì, sì. Punizione giusta, espulsione Crisante giusta? Ah, questa facile la chiedete a lui. Ok. Mi sembra giusto. Dobbiamo scegliere, vediamo i voti degli arbitri, i voti che sono stati dati dai nostri giornalisti ai direttori di gara. 6 a Miccoli, 6 a Feliciani, 5 e mezzo a Zecchino, 4 e mezzo a Rubino, 5 e mezzo a Costantini, 7 a Massimo Giuseppe, 5 e mezzo a Ranalli, 6 a Calabrese, 5 a Paolucci di Lanciano. La classifica, 5 giornate alla fine, poi premieremo il miglior arbitro. Mastro Giuseppe comanda, poi Vitucci, San Gregorio, Avellani e Battistelli saranno loro a contendersi la vittoria finale. Vi faccio scegliere rapidamente il gol più bello di giornata: Marcellini o di Genova, perché il gol del Sulmone è di Genova. Questo è quello di Marcellini. Quanto rammarico non averlo portato in rappresentativa, e dice Crisante, fassi con la testa. E vediamo anche quello di Genova. No, noi scherziamo ovviamente, anche questo è un bellissimo gol. Vi faccio scegliere, iniziamo da Villa. Niente, Luca è un amico, Luca di Genova, grande, grande campione, però io scelgo Marcellini. Sì, Gianmarco. Andrea? Ma io per equilibrare dico di Genova. Iervese? Da selezionatore? Marcellini, assolutamente. Marcellini, Crisante? Ma come gesto tecnico di Genova, come istinto e spontaneità... Marcellini? Sì. Allora, fare un gol in rovesciata... C'è un estro in più, qualcosa in più. Sì, e allora, miglior gol di giornata, anche qui premieremo a fine stagione il gol più bello. Allora, siamo arrivati alla fine, io però, facendo in bocca al lupo alla rappresentativa, voglio fare anche un saluto insieme a Iervese, a Gianfranco Di Carlo, che sta attraversando un periodo non facile. L'obiettivo è averlo qui, magari festeggiando tutti insieme una bella vittoria. Speriamo, ci teniamo tantissimo a regalargli qualcosa di importante. In bocca al lupo Gianfranco per tutto. E allora grazie a Marco Villa. Grazie a Andrea De Luisio. Grazie a te, Luigi. Ci vediamo mercoledì sera. Mercoledì lo ricorderà la nostra Ludovica. Grazie al nostro Luigi Iervese, in bocca al lupo. E grazie naturalmente all'altro mister che è con noi, Crisante. Lo abbiamo torturato sugli arbitri. Grazie veramente, grazie in bocca al lupo lui, alla rappresentativa a Ludovica. Grazie anzi a Marco Pediconi, Roberto Gagliè, Jacopo Porcella, tra poco Andrea Costantini qui in cabina di comando per la seconda divisione della Serie D. Come diceva Andrea, prima della lunga sosta, noi non ci vediamo il 15 aprile, vero Ludovica? Quando ci vediamo? No, ci vediamo mercoledì sempre alle 20:30. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di TV6. Uh-huh, yeah.